È risulta un'operazione anche dal punto di vista mediatico molto, molto curiosa e non si capisce bene la logica di tutto questo. In ogni caso, già nei primi giorni si vedono tutte le difficoltà e il cammino che diventa molto, molto accidentato. Abbiamo visto soltanto in questa settimana tre questioni importanti dove è una tentativa del governo di proseguire su una strada di risanamento, e anche qui ci sarebbe da chiedere a Bruxelles come mai questo improvviso cambiamento di umore con il cambiamento di governo, senza che peraltro sia stato ancora detto o fatto nulla di contraddittorio rispetto al passato. Anzi, la settimana prossima dovrebbe essere presentato questo famoso piano sul lavoro, rappresentate dal comportamento del Partito Democratico, le tensioni più grosse che sono all'interno del Partito Democratico, dove appunto i mal di pancia sono piuttosto pesanti, piuttosto manifesti. Probabilmente non, per quello che riguarda la legge elettorale, non ci sarà la possibilità che i franchi tiratori alla Camera, dove davvero sembra poco la tensione a costruire qualcosa per il bene comune, per il bene del popolo, e invece tante energie, tante risorse vengono destinate, vengono spese soltanto per creare problemi e per impedire che altri facciano qualcosa. L'opposizione è giusta, non è che bisogna necessariamente essere a favore del governo, ma insomma, bisognerebbe in qualche modo guardare anche a quello che succede in altri paesi, in questo caso positivo, per dove è possibile anche una governabilità che vada oltre la settimana e il mese. E, insomma, ci sono delle elezioni, chi vince ha un diritto, è legittimato a governare per il periodo 4-5 anni che sia, comunque è giusta l'opposizione, ma le imboscate e i tentativi comunque di far cadere il governo a proprio vantaggio invece che a vantaggio del paese, normalmente non sono tollerati, e invece in Italia abbiamo questa situazione che rende così instabile anche la situazione economica. Insomma, e con questo per oggi, ringrazio che ciao, vi saluto, vi dà appuntamento a lui. Yeah.
sono ali. Quello che verrà da te in bicicletta. Tanto amore.